Buongiorno, un'unica uscita che faccio perché stava mia madre che mi ha dato un po' di svago. Sta piovendo, le corse, sono andata a prendere il raccoglitore di Emma a scuola. Dopo ve lo faccio vedere, è bellissima, mi sono tanto emozionata. La maestra mi ha fatto tanti complimenti, ha detto che Emma è riuscita a finire tutto il programma, tante cose belle. Sono arrivata. Allora ragazze, eccomi qua. Stavo dicendo prima, sono andata da scuola di Emma a prendere i raccoglitori, tanti complimenti dalla maestra, sono molto felice, tante soddisfazioni da parte di Emma. Poi sono andata a fare la spesa, dal cinese, insomma un po' di cosine. Ora sono a casa e poi oggi pomeriggio andiamo dalla pediatra per vedere Emma queste bolle che gli sono uscite, da cosa dipendono, anche perché con l'antistaminico sono andate via, sono rimaste poche. Però io ho le foto che testimoniano, voglio capire la pediatra cosa mi consiglia di fare. Ora vi faccio vedere il raccoglitore. Ora, queste sono tutte le cose che ho ritirato da scuola, i suoi portacolori. Poi hanno fatto questi qua i numeri, tutto un libricino dedicato appunto ai numeri, bellissimo. Poi hanno dato questo libricino alla scoperta degli sprechi. C'è una storiellina sull'inquinamento, sicuramente avranno studiato anche a scuola la raccolta differenziata degli stickers, molto carina questa cosa per insegnare ai bambini la raccolta differenziata e a non sprecare appunto penso il cibo e tante cose. Ok, poi il libro delle lettere, stessa cosa dei numeri, solo che è molto più grosso. Emma l'ha terminato praticamente tutto nonostante le varie assenze. Poi il quaderno del pegrafismo, tutte le linee, bellissimo anche questo. Poi giochiamo con il coding, vediamo questo. Ah, ok, ho capito, il Sudoku, ci sono i vari giochi di logica ovviamente, quindi comunque che insegnano ai bambini qualcosa. Che carini, mamma mia, adesso, oggigiorno, veramente, ci sono dei metodi per insegnare ai bambini qualcosa di fantastico. Poi abbiamo il raccoglitore, quello ufficiale, appunto, dove c'è un anno di nuove scoperte, raccolta di schede operative di verifica delle competenze acquisite. Ok, allora vediamo, qua è una dedica della maestra. Ok, l'ho letta, lacrimuccia. Mamma mia, che giornata emozionante. Ok, ho letto ed è molto emozionante in realtà, perché non tanto, io dicevo, non tanto dall'asilo, appunto alla materna, non senti tanto quel legame stretto quanto alla materna, perché si instaura veramente il rapporto col maestro, con la maestra. Emma aveva un bel rapporto con la maestra e poi loro veramente gli insegnano tanto, mentre all'asilo è più come dire, un luogo di giochi, no? Quindi sì, è vero che ti affezioni, però la vivi diversamente, almeno per me è stato così, quindi è stato emozionante vivere Emma e questo suo percorso, molto emozionante, che adesso inizierà appunto anche Brando. Quello di Brando un po' meno, è stato bello, ci sono state delle tappe stupende, però non ho radicato lì, non ho messo radici, non lo so, l'ho vissuta diversamente, più appunto forse perché ha frequentato poco, che Brando ovviamente ha frequentato la metà proprio, cioè la metà della metà dell'anno, quindi comunque l'ho vissuta in modo più freddo, però anche lui ha fatto dei progressi assurdi. Va bene, velocemente ve lo faccio vedere, scorriamo insieme. Che belli, mamma mia. 2 ottobre è la festa dei nonni. Quest'anno il loro tema era appunto lo spazio. Le foglie autunnali, la frutta, tutta la pioggia. Le parole gentili, buongiorno, grazie, prego, per favore, scusa, posso, permesso. Il mio albero, il fiore dei diritti, essere curata, vivere e mangiare, avere una casa, tutti i diritti. Le mani usale così. Giornata internazionale della violenza contro le donne. Halloween. Il ragnetto. Abbiamo Natale. Che carini, Babbo Natale. Marrone, rosso e giallo. Epifania, inverno. Le cose dell'inverno, la calza. Dal piccolo al grande, il pinguino freddoloso,
Direzionalità sinistra-destra, i giorni della merla, carnevale, che carini, la festa della donna, non sprecare l'acqua, super papà, Pasqua, Pasqua, primavera, giornata della terra, festa della mamma, che carini, Nina Lumachina, che carini. Ah, questa è una verifica, ok. Buone vacanze. Questo che cos'è? Un lavoretto. Vediamo. Io guardo i pop-it. Che carino, con la coccinella. Continuiamo. Ah, ecco, qui poi c'è la raccolta elaborati di libera espressione grafico-pittorica. Che bella! Lei poi è migliorata tantissimo dall'inizio dell'anno. Amore, pupazzo di neve, l'albero. Faccio vedere tutto molto velocemente. Che carino. Poi me lo guardo ovviamente con calma. E poi in ultimo cosa abbiamo? Religione. Ok. Gesù, un filo mi lega a te, la creazione, che belli pure questi lavoretti di religione, l'amicizia tra San Francesco e San Chiara, che bello, le stelle, Ave Maria, insomma raga ce ne sono tanti tanti altri, che carini. Ma come ti senti? Macchie sparite, ha solo la febbre, ora stiamo andando dalla pediatra. Guardate in che condizioni sto io, non ce la faccio più. Sto esaurita, stressata, esaurita, stanca. Allora, buongiorno! Ah, come sto bella oggi? Non mi ero vista. Mannaggia, non si vede. Sono... Ah, ecco. Buongiorno. Allora, io sono appena tornata da terapia. Che vi dico? Vi aggiorno che Emma sta ancora piena di macchie. E abbiamo deciso di fargli il tampone. In silenzio. Arriviamo! Il tampone per lo streptococco e adesso andiamo a vedere che cosa. Perché ieri l'ho portata alla pediatra e mi ha detto potrebbe essere o scarlattina, come l'ha presa Brando, oppure potrebbe essere un'allergia alimentare. Ma siccome Emma non mangia nulla, anzi, mangia pure poco, cose strane lei non ne ha mangiate. Non mangia frutta, non ma per dire la pesca in questo periodo no, non gli piace. Non è che mangia cose che possono portare allergia, quindi però io onde per capire. Onde evitare di fare cure a occhio, ho detto facciamo questo tampone e vediamo un attimino cosa esce. Quindi vi aggiorno fra un po'. Allora ragazze, test fatto, i capelli già avevo fatti ricci, se ne sono scesi il caldo. Test fatto e niente, non è negativo, quindi non è streptococco. Che c'è? Non ti piace Carolina? Quindi forse come aveva detto la pediatra è un'allergia alimentare. A cosa? Lo scopriremo solo vivendo. Non lo so. Non lo so perché non. Emma mangia veramente molto molto poco, molti ali pochi alimenti, quindi non. L'unica cosa nuova che abbiamo inserito è lo yogurt greco, però ha assaggiato il gelato a yogurt greco e l'ha sputato. Potrebbe essere che una minima parte gli possa provocare tutto questo, non lo so, ora vi faccio vedere le macchie. Non so se riuscite a vedere, vedete queste chiazze, adesso si sono schiarite. Perché ho dato l'antistaminico ovviamente. Dicevo adesso sono schiarite perché ho dato l'antistaminico, però veramente sono delle chiazze molto forti, molto intense. Non so, ragazzi, io comunque vi aggiorno. Che c'è? Hai finito la pappa? Oggi è il compleanno e nessuno mi ha fatto gli auguri. Singhiozza la paperella. Dai, non piangere. Prova a consolarla l'albero. Tanti auguri, grazie, risponde Diva, ma gli altri se ne sono dimenticati Mamma. e lascia la panchina asciugandosi le lacrime. Vieni qua che sto leggendo. Non appena Diva si allontana, portatile chiama Olli. Mi state ascoltando? Pio e senza nome. Qua abbiamo letto già. È il momento, bisbiglia il cagnolino in tono misterioso. Cilindro esclama, portatile. Che cosa hai combinato?
La torta è rovinata. Per fortuna Olly ha già trovato il modo di risolvere. Vabbè, siamo tutti felici e contenti, fine. Finito. Finito, tieni. Ciao. Ragazzi, ecco qua, io chiudo il video. Scusate, ma sono giorni un po' pesanti. Siamo forse arrivati ad una conclusione che sia quinta malattia. Perché la scarlattina, quindi come avete visto, abbiamo fatto il tampone ed è negativo. Un'allergia alimentare è un po' un punto interrogativo, perché le macchie non vanno e vengono. Cioè, l'allergia alimentare arriva, ti riempi di macchie, hai dei problemi respiratori, problemi diciamo vari, e finisce là. Le invece vanno e vengono. La quinta malattia potrebbe essere perché abbiamo letto che col calore escono le macchie e poi vanno via, con il sudore, e lei sta avendo tutte queste reazioni. La febbre comunque è scomparsa, ma ovviamente se fosse quella va dei 5-10 giorni, quindi è lunga la cosa. Niente, io vi saluto e vi aggiorno comunque domani. Vi mando un forte, 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 forte bacio. Non mi sono dimenticata di farvi la recensione dell'Imetec. Della piastra lì, quella riccia capelli, ve la farò in un video a parte. Ho deciso così di fare un video dedicato proprio a quella, così anche per me, diciamo, perché quella è una cosa che ho comprato io, però lo voglio fare perché mi piacciono quei prodottini. Un bacio e un abbraccio forte, forte, forte. Muah!